Ciao a tutti ragazzi e ragazze, Septennio 9000 è tornato. Bentornati ragazzi nella nostra rubrica Epsare Oggi. Per chi non la conoscesse, vi lascio magari qualche vecchio video in descrizione. È semplicemente una rubrica, ho preso ispirazione da youtuber come Matti Ammazzo, come già vi dissi in passato. È una rubrica dove spiego come evsare determinati Pokémon, sia per le lotte in doppio che per le lotte in singolo. La volta scorsa non ricordo bene... Ci eravamo lasciati non con Sceptile, forse con Arcanine, non mi ricordo. Comunque, oggi analizzeremo un Pokémon di settima generazione, ovvero Celesteela, ragazzi. Celesteela è un Pokémon di doppio tipo acciaio volante, introdotto appunto dalla settima generazione. Fa parte delle Ultra Creature e il suo nome in codice è UC04 Propulsus. Non ha evoluzioni. Per il doppio tipo acciaio volante, Celesteela è debole contro i tipi elettro e i tipi fuoco, mentre è immune ai tipi terra e ai tipi veleno. I tipi acqua, buio, ghiaccio, spettro, roccia e lotta lo danneggiano normalmente, mentre a tutti gli altri tipi resiste. Andiamo ora a vedere le statistiche base di Celesteela. Di base Celesteela ha 97 in PS, 101 in attacco, 103 in difesa, 107 in attacco speciale, 101 in difesa speciale e solamente 61 in velocità, quindi non brilla proprio per velocità questo Celesteela. Ha un totale di statistiche di 570. E come possiamo vedere in versione Shiny presenta parti colorate di bianco invece che tutto verde. Ora andremo a vedere un set per Celesteela giocabile in BGC 2018. Natura cauta. Distribuzione degli S. Allora, 236 in PS, 28 in attacco, 12 in difesa, 228 in difesa speciale e 4 comunque in velocità. Come abilità ovviamente Ultra Boost, che alza di 1 la statistica più alta del Pokémon quando manda KO al Pokémon avversario. Come strumento avanzi. E come mosse abbiamo peso bomba, che appunto è più forte più il Pokémon è pesante, direi che Celesteela con i suoi 999,9 kg è pesantissimo. Poi parassiseme, poi protezione e poi sostituto. Con queste mosse, soprattutto per peso bomba e una distribuzione EVS come questa, dovremmo anche essere in grado di buttare giù con un colpo un Tapulele con 252 EVS in PS. Dovrebbe essere One Hit KO, se non sbaglio. Ok ragazzi, anche per oggi ho finito, come al solito se il video vi è piaciuto ditemelo con un bel mi piace o commentando positivamente sotto al video. E vi chiedo anche, come sempre, di condividere il video dove potete o dove volete. Quindi non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzi!